Ah, intanto siamo in live, quindi ciao, buonasera a tutti, eccoci qui in Buonasera. live. C'è Vittorio che sta scoprendo le magie di Twitch. Oggi sono in vena pionieristica proprio, incredibile. Tra l'altro, io sto un po' rosicando in questo momento perché io ho lo sfondo che sbrilluccica per il chroma key, invece tutto ciò è perfetto, io ho troppe cose verdi dietro di me. Devo sistemarmi le luci, infatti, è un gioco di luci il mio problema. Io mi sto preparando, mi devo prendere la green screen estraibile, un altro po', un pochettino per raggiungere l'obiettivo e ce la facciamo. Quella col telo che tiri su, dici? Sì. Quella tonda che devi smontare io. Cioè, veramente. Io Ci uso quella litigo normalmente, però anch'io, ma è, ci litigo per chiuderla poi. sì, è di un'impraticità, soprattutto per le live, non si può fare. No, no, Mi infatti. spiace, ma non si può fare. Comunque, Allora. ragazzoli, intanto che Vittorio cerca di capire come funziona Lost, Come io funziona? vi dico che parleremo di The God of High School, naturalmente. Insomma, abbiamo un ospite speciale, quindi parleremo di mitologia questa sera nello specifico. Anche se in realtà vorrei prenderla un po' per largo il discorso e parlare un pochino anche dell'opera in generale con Vittorio. Perché stalkerandolo su Instagram, vi lascerò poi il link ovviamente nell'info box, ho scoperto che se la stava recuperando e ho detto: ah, te la stai guardando? Allora devi venire a parlarne con me in live. Proprio subito te l'ho scritto. Peccato che io dovevo partire quel venerdì, quindi yeah! Sì, in tutto quello tu dovevi partire. Io ho avuto due contatti Covid e quindi ho dovuto fare una sequela di tamponi e cose varie. Quindi non è, è, stato, no, è stato un mese atroce per me, Che ottobre. Quindi bello! che bello, veramente. Che bello, mamma mia! Comunque, posso chiederti Ok. di intanto qualche opinione generale sull'opera? O non so come sei messo col computer. No, dovrei aver fatto tutto, dovrei aver finito, sono tranquillo. Allora, a posto, dai. Boh, Tanto dovrebbe essere. per i nomi dei personaggi ci sono io, non ti preoccupare. Per i nomi, sì, quello mi serve una mano, però ci siamo, ce la possiamo fare. A posto, sì, l'hosting dovrebbe funzionare, perfetto, siamo online. Uno dei pochi, se non forse l'unico ospite che è venuto e ha fatto l'host. Pensa a te, la dedizione, Vedi, oh, la solidarietà. Dobbiamo sostenerci. C'è Mystery. Ciao, Mystery. Va bene. Io ho visto, forse come ti ricordi, ho visto The God of High School solo perché l'hai pubblicato tu le storie con il faccione del protagonista e ti ho fatto la fatidica domanda. Ma scusa, ma quello chi cacchio è? È ispirato? No, lui è. Lui è Sun A Wukong. po', fatta, finita. Già, già, già. No, infatti, ti dico, è stato Ciao, abbastanza Ale. divertente. Io comunque seguivo il webcomic da un po', no? Quindi, io di fatto lo guardavo l'anime per vedere come lo avrebbero adattato, più che scoprire cose particolari. Però alla fin fine, poi, cioè, per chi non aveva visto mai niente, è stata abbastanza una scoperta, proprio perché, come hai visto, no? Ci sono i Cerio che, bene o male, uno può quindi associarsi alla divinità, ma lui è la divinità, Sì, sì, letteralmente. sì. E qui poi si chiude la stagione 1 dell'anime. Infatti non voglio andare avanti con il webtoon, tanto perché non so se tu lo hai letto o seguito, ma. Io ho visto che probabilmente questi sono esperimenti monostagione, quindi evviva. Eh sì, però in ogni caso, nel dubbio, io mi fermerei all'anime perché la maggior parte delle persone ha visto quello. Allora, diciamo che vabbè, opera ignorante, l'importante era mostrare gente che si menava, intrattenere, farci scoprire delle arti marziali abbastanza ignote, anche alla fin fine, perché voglio dire, quella tradizionale coreana io prima dell'opera non la conoscevo. Ma assolutamente, Da ma ci praticante di stava arti marziali, tra anche l'altro. vedere. Alla fin fine, noi abbiamo visto alcune arti marziali solo perché sono arrivati dei media qui in Europa. Prima il Kung Fu e il Karate, e lo dico appositamente, Karate, non lo conosceva nessuno prima che arrivasse. Dalle mie parti si diceva Bruce Lee, non esisteva Bruce Lee. Molti amici di Ok. mio padre continuano a dire Bruce Lee o Bruce Lee. Magnifico. Quindi siamo a quei livelli, però è arrivato il karate, è arrivata. Prima era tutto karate, poi piano piano sono arrivati anche i vari nomi delle vere, i veri nomi delle varie arti marziali. Anche è bello che arrivi qualcosa di coreano, che è una terra che non conosciamo di niente, specie perché sappiamo solo cosa sta a nord e c'è un tizio pacioccone che assomiglia a Buddha con degli strani capelli. Poi Esatto. al sud al massimo facciamo che c'è la Samsung e basta.
E che c'è la K-pop. In realtà si stanno espandendo parecchio nelle forme d'arte e di intrattenimento. Sono arrivati a fare anche il tema delle pubblicità dei cellulari, che non è una cosa da poco, portare K-pop come jingle. Infatti. Hanno proprio lavorato sodo per non uniformarsi, quindi andare in controtendenza alla globalizzazione e mantenere un'identità propria, no? Nelle forme d'arte in generale, quindi cinema, musica, fumetto in questo caso. Quindi no, un bel progetto, ci hanno messo 10 anni per carità, però un bel progetto. Sta dando i suoi frutti comunque. Sì, no. Per cui, detto ciò, entriamo nel super vivo e devo farti la domanda, una domanda tanto fondamentale per poi iniziare ad addentrarci un attimino nei vari personaggi, che è, essendo tu super esperto di mitologia, erano quella come... coreana proprio in realtà, no, vabbè, in realtà per fortuna non ce n'è tanta, per quello che vediamo infatti tecnicamente è quasi tutto giappo, e che adesso mi ammazza, tipo vieni qui a Trieste e mi picchia perché è una fesseria, e non, era prevalentemente giapponese, vero? Spero. In realtà c'è tipo uno dei cattivi che usa la Durlindana, il tipo vagabondo dei sei, in realtà il suo bastone è Gaebolg, che è l'arma di Cucullain, l'eroe celtico irlandese. È vero. Ecco, vedi, sapevo che la festiera dicevo. Vabbè, allora iniziamo con questa domanda. Voilà. È fedele indicativamente? Dipende, per i protagonisti delle volte è molto fedele, ma anche nello stesso protagonista, anzi in una coprotagonista, nella coprotagonista c'è già una dissonanza. Quindi mi intendi Mira con il guerriero cinese? No, con la spada. Ah, ok. Perché la spada di Mira, che è un tesoro nazionale coreano, esiste per davvero, ma non è una spada, è una stile di pietra. Okay. È un monumento nazionale, letteralmente, e questa cosa io non so, magari c'è qualcuno che sa meglio la cultura coreana, meglio di me, non riesco a capire perché l'abbiano resa in una spada. C'ha una storia questo monumento, l'hanno eretto un re coreano in onore del padre morto, parlava di poesia, parlava di arte, insomma, tante cose belle, è un monumento importante... Però non riesco a capire perché sia una spada. E che a parte quello che hai appena descritto, non c'azzecca niente con tutta la storia familiare, lo stile di spada, appunto. Cioè, anche a livello ideologico, dico, non c'azzecca. Forse per la tramandarietà, non lo so, la tradizione familiare, scusate l'italiano stasera, perché la spada viene ereditata di padre in figlia, forse per quello. Ok, io pensavo neanche sapevo che la spada fosse un riferimento, pensa a te. Anche perché poi in realtà anche cercando nelle wiki dell'opera in inglese non ci stanno scritte queste cose. Sì, non dicono niente, forse infatti sono andato a controllare, io ho googlato direttamente il nome della spada. Ok. E il risultato che ho avuto è di questo monumento. E basta. Ok. Cioè, siamo tanto lì e basta. È particolare come scelta. Abbastanza particolare. Hai stimolato la mia curiosità. Mi fanno chiudere la ricerca a questo punto, perché sì, è strano. Io francamente non ho avuto il tempo di stare troppo ad addentrarmi nella storia coreana, perché poi è complicatissima. È anche molto, molto strana e molto sconosciuta per noi, perché noi non accenniamo mai anche scoprire. Io ho scoperto solo recentemente, fuori dalla scuola, della guerra fra Cina e Giappone, fra Giappone e Russia. Tutte quelle robe che i giapponesi hanno combinato, per me sono robe che ho scoperto fuori dalla scuola, perché di certo scuola non te le insegnano. No. C'è proprio un focus europeo tendenzialmente, è già tanto se fai qualcosa della Cina con l'Inghilterra. Proprio. Sì, sono cose che poi quando le scopri... Oh? Però sì, va a momenti, ci sono momenti in cui la mitologia è davvero azzeccatissima, dei momenti in cui è un po' manipolata, dei momenti in cui invece... messi lì a caso, tipo cioè, le spade, anche il signor, io pensavo fosse Buddha, invece era Gesù Cristo, anzi Longino, Mugin, Okay. Il capo dell'associazione del God of High School, ha delle robe ficcate dentro fra varie mitologie, perché non lo so, francamente non lo so, però
Sì, aspetta, però Gesù Cristo in che senso? Adesso sto, cioè, allora, curioso. Noi vediamo la presentazione del potere di Mujin, che fa praticamente radia al suolo quell'isola con un palmo, con, esatto, l'impronta di un palmo. Io là ho visto, non so se tu hai mai visto il film Kung Fusion. No. È un film comico di arti marziali cinese. Io là ci ho visto i vari rimandi alla tecnica del palmo di Buddha. Ah, aspetta, è quello in cui a un certo punto del film c'è una tizia che suona tipo la campana gigante, sì. Lo strumento con le corde spara roba addosso alla gente. Okay. Sì, sì. Quello che faceva così, si spostava le foglie, ok. Sì, sì. Ok. Oh, vedi, okay. quella è una costante in realtà, cioè, okay. Mettiamola lì comico, ci sta, io penso, a questo c'è il potere di Buddha, allora, questo è Buddha. Ok. E ci sarebbe anche visto chi è il protagonista. Sì. Ok. Poi però vai a vedere, questo in realtà il potere è legato delle croci, cioè, okay, che è cristianesimo, che è successo. Sono andato un po' a scavare, il nome del suo potere è Longinus. È un riferimento alla lancia di Longino, che è quella che trafigge, certo, il corsato di Gesù Cristo nel cristianesimo. E io lì il cervello ha detto, oh boh, basta, torna alle mazzate, non pensare più. In effetti, io ti dico, il primo momento di crisi ce l'ho avuto quando hanno evocato la divinità, che evoca questa sorta di mecha, con tutti i mini mecha. Sì. Che divinità dovrebbe essere? Tu hai una risposta a questo mio dilemma esistenziale. Allora, non mi ricordo il nome perché è complicato. Io, ragazzi, ve lo dico già da adesso, io il nome non mi ricordo mai. Sì, è quello con la Park Mujin, quello con la camicia rossa, il capo dell'associazione di God of High School. Lui che organizza il torneo, il capo dei sei, chiamatelo come preferite. Quella è una divinità, dovrebbe fare riferimento a una divinità creatrice, un concetto di divinità che preesisteva al creato e quindi ha fatto tutto quanto. Poi lì l'hanno mescolato insieme, ripeto, a robe cristiane. E poi ho scoperto, e questa è una cosa proprio casuale, che lì in Oriente gli occidentali hanno la colpa di aver mescolato il cristianesimo con la religione loro. A Milano c'è stata una mostra sull'arte orientale che parla proprio del periodo in cui siamo arrivati lì in Oriente, abbiamo portato robe in Oriente e gli orientali hanno preso qualcosa da noi. E io ho visto una Madonna con un Gesù, un bambino, che in realtà erano la dea Cannon con un'altra divinità, fa un tipo Buddha bambino, una roba del genere. C'è stata questa forma di sincretismo potente in cui abbiamo visto veramente sovrapporsi Gesù a Buddha. Che è stranissimo, però in realtà è anche molto bello scoprirlo. C'era proprio in esposizione questo crocifisso con, invece di avere Gesù in croce, al centro una placca e Buddha in meditazione. Incredibile. Anche perché poi in realtà, nel senso, tendenzialmente sono molto stretto legato al suo credo, difficilmente poi si sposta o si contamina così tanto. Cioè, come accetti quel tipo di contaminazione? Oh, perché io, per esempio, conosco abbastanza bene i problemi che ci sono stati con i gesuiti in Giappone, però cioè, o eri una cosa o eri l'altra, non è che c'era la via di mezzo, capito? Nel 1800, quando siamo tornati con l'apertura del Giappone, con le vicende coloniali in Cina, in India e così via, con questo ricircolo di idee, c'è stata questa enorme commistione di robe, evidentemente ha portato a un sincretismo moderno, vedere Buddha e Gesù alleati, come in un famoso manga e cartone animato in cui Gesù e Buddha vanno a vivere insieme a Tokyo. Comunque, siccome sono stupido, mi sono accorto adesso, infatti me lo stanno ricordando in chat, che io non ti ho fatto presentare prima. Ah, ciao, sono perché Vittorio. Stavo chiedendo chi sei, io devo... ma aspetta, non l'ho fatto presentare? No, scusa Vittorio. Non c'è mai lo... Se vuoi dire un attimo chi sei, cosa fai nella vita? Ciao, sono Vittorio Grimaldi, in arte Grivit. Io gestisco il canale YouTube Mitologicamente, ho anche un canale qui su Twitch, Grivit, semplicemente. Tendenzialmente su YouTube parlo di miti e leggende, mitologia, folklore, dei antichi, dei nuovi. Mi becco un sacco di accuse di essere un eretico, a vostro servizio. Posso anzi dire che io trovo estremamente esilaranti i commenti che ti scrivono. Perché, benissimo,
Benissimo, sto uscendo pazzo. ma anch'io esco pazzo con i miei, non credere. A me hanno accusato di... si stava parlando, ma tra l'altro neanche su YouTube, questo su una chat mia Telegram, quindi con una nicchia super ristretta di gente super fidelizzata, no? Ok. E io praticamente stavamo parlando di... ecco, benissimo, si vede che non merito una laurea, perché non mi ricordo come si chiama la patologia, quella dove vedi i colori sbagliati. Sì, daltonismo. Si stava parlando di daltonismo, okay. E io praticamente ho fatto un esempio, no, tra questo e poi si parlava di oggettività e di soggettività. Io ho detto molto semplicemente, ci sono delle cose oggettive e ci sono delle cose soggettive in qualsiasi ambito della vita, no? E uno può venire a dirti il cielo è verde, però è oggettivamente una cazzata, perché il cielo è azzurro o blu, o comunque declinazioni di quei colori in base al momento della giornata. E uno ha interpretato questa mia frase come un confrontare un fumetto alla divinità. Come è possibile? Perché tutti quanti si pensano, partendo dal fatto che la religione non esiste e non è valida per queste persone, che è un'accusa opinabilissima, cioè se uno ci crede, perché non dovrebbe credere solo perché per te sono cavolate? Fino a quando non ti dicono che la gravità non esiste, io lascerei chiunque credere in quello che vuole. Mettono a confronto fantasia e fantasia a quel punto, perché per loro fantasia è la mitologia greca e fantasia è il Signore degli Anelli, quello che c'è dentro. Però tu non puoi mettere a paragone il Signore degli Anelli, che è un libro, quindi quello che c'è scritto dentro è costruito ad hoc in 5 anni, 10 anni, 30 anni, sì. Contro il fenomeno religioso che... Tu ci puoi credere, no, può essere una cavolata o no, puoi dimostrare che esiste qualcosa di soprannaturale o puoi dimostrare che non esiste, però è un fenomeno antropologico. Sì, tutto il fatto che comunque mitologia e religione sono due cose diverse. Mitologia è il racconto, la religione è l'insieme di credi e di riti che svolge qualcuno in onore di una divinità, di un ente divino. La mitologia è il complesso di storie che si costruiscono sui dogmi e sui credi e sui riti. Io ogni volta che esci questo discorso continuo a linkare il tuo video in merito, perché io intanto non sapevo benissimo la differenza e con te l'ho appresa infatti con quel video, quindi a manetta che hai espresso più che bene il concetto alla fin fine. Poi ti dico, io li trovo divertenti i commenti, perché penso sia una costante di tutti gli youtuber che superano una certa soglia di iscritti avere gente che commenta roba insensatissima. Sì, è che in questi giorni praticamente per il solo aver detto in un video di 32 minuti, voi sapete che sono, non lo dico, non lo ripeto, perché altrimenti no, arrivano... ho capito cosa intendi, sì, okay. Sì. Hanno continuato a punzecchiare. Fosse stata un'altra cosa, non mi avrebbe dato tanto fastidio, ma la religione è una di quelle cose che, studiando anche giurisprudenza, sai che sono veramente sacre per l'individuo, non nel senso religioso, ma nel senso che fanno parte del tuo percorso personale, non devi mai toccarle. La sessualità, la religione, l'identità, la capacità di autodeterminazione passa anche da lì. Tu non puoi punzecchiare una persona. Perché sei ateo? Perché sei ateo? Perché sei ateo? No, non essere ateo. Perché sei ateo? Non lo vanno mai a fare a nessuno una cosa del genere, oggigiorno, penso. No, questo no. Questo no. E così non devi farlo per un islamico, un cristiano, un ebreo, un odinista, un neopagano, uno dell'antico rito, o tutte le religioni che sono in circolo per il mondo. Tipo i pastafariani. Che ho scoperto, che in realtà pecca mia personale, l'ho scoperto da poco, perché si stava parlando in un hangout con amici, e mi fanno, tipo i pastafariani, dico, cosa? E quindi mi sono cercato quelli che sono pastafariani per davvero. Cioè, proprio c'è il credo certificato, sì. E tutto, è divertentissimo come cosa. No, per non pagare le tasse, tra l'altro. Anche quello, i pastafariani è divertente come concetto, perché quello sta proprio a cavallo fra l'invenzione e la religione, perché là se la sono costruita bene la cosa, lì veramente è breve il passo fra 100 anni a farla diventare una religione vera. Anche se poi c'era pure scritto nei testi di approfondimento che è nata per non pagare le tasse, cioè io questa cosa sono esploso dalle risate, è bellissima. America. Esatto, che poi in realtà comunque è una ottima espressione di democrazia alla fin fine, no? E di libertà proprio di pensiero, che è una cosa che serve, per carità, ma lo sai in prima persona. Io questi commenti,
Cioè, i commenti che più mi hanno soddisfatto dell'ultimo video sono stati quelli che sono andati da tutti quante le parti, tra cristiani, ebrei, islamici e satanisti. È arrivato un ragazzo satanista e ha detto: hai fatto un bel video. E io l'ho detto: a posto, ho fatto quello che dovevo fare. Perché sì. E quindi niente. Ah, questo è pazzesco, va bene. Quelle sono soddisfazioni, quelle sono le poche soddisfazioni. Sì, cioè, allora, un po' inquietante, però, almeno dal mio punto di vista, però... È perché noi siamo cresciuti in un ambiente particolare, capito? Cioè, tu vedi, cresci nella vita con determinate cose. Se sei nato in una famiglia cattolica, cristiana, ti dicono che Satana è il male. Però per un satanista, soprattutto di quelli che sono usciti fuori negli ultimi 40-50 anni, il satanismo ha davvero poco a che fare con la figura di Satana, ma più con un metodo di intendere il mondo più razionale, più naturale, robe varie. Poi ci sono gli eccessi anche lì, ed è vero, ci sono tutte quante quelle robe lì. Però è l'estremismo il problema in ogni branca dell'umanità. Cioè, il cristiano è estremista, è comunque dannoso quanto un pastafariano estremista, visto che l'abbiamo citato. Ecco. Magnifico. Tornando a The God of High School, invece, che stiamo divagando tantissimo, che in realtà a me piace un sacco parlare di mitologia, perché io non ne so niente, e avere la possibilità di parlare con qualcuno che ne sa è sempre affascinante e stimolante. Hai nominato un po' di casi in cui, appunto, non ci sono grossi collegamenti. Quello che a me ha lasciato perplesso principalmente, in realtà, è il personaggio di Ilpio, la volpe. Perché la sua introduzione, ti dico, io ho anche visto tutti i tuoi video sulla Kitsune e non ho ricordo di aver mai detto una roba simile da nessuna parte, infatti. Parliamo della sbando scimmiosa, ci arriviamo, che quello penso che sia tipo uno spoiler grosso, poi il protagonista. Passiamo a Ilpio, che magari è un attimo... Allora... Lì hanno fatto un po' di macello. Perché là penso che l'influenza principale, più che il mito, è Naruto. Ok. E secondo me hanno tanto preso dalla Kitsune, dalla volpe a nove code di Naruto, il Kyubi. Però c'è da dire che le Kitsune sono una costante in tutto il bacino dell'Estremo Oriente. In Corea si chiamano Kumiho. In Cina non mi ricordo più come si chiamano, in Giappone sono le Kitsune, hanno più o meno le stesse caratteristiche. Sto fatto qui che però sta Kitsune aveva il potere di sovvertire l'impero celeste, avere quel potere lì, fare quelle determinate cose molto distruttive, no. A livello mitologico no, potremmo pensare che sia una versione mitizzata di Daji, che era questa concubina dell'imperatore cinese che portò alla distruzione di quella dinastia cinese. Quindi magari hanno voluto mettere in versione più ignorante, tra virgolette, il concetto di una volpe che aveva il potere di distruggere un impero. Daji era una kitsune che con inganni e rube sessuali aveva irretito l'imperatore corrompendolo. Qui invece abbiamo letteralmente un emblema della potenza grezza capace di sterminare l'impero di Giada, l'imperatore e tutto il resto. Kyubi e Kitsune non c'entrano tanto tra di loro. No, assolutamente. Perché Kyubi è un bijou che sono comunque presenti nella mitologia giapponese. È comunque una kitsune, volendo dirlo, perché è una volpe, è ovvio. Però incarna un cataclisma, è semplicemente un cataclisma elevato all'ennesima potenza, un altro scopo, un significato. Di Kitsune non esistono di buone e cattive. Le kitsune, come preferite, sono tendenzialmente malvagie. Possono essere buone, quindi tipo per il padrone, per il compagno, l'amico, fanno cattiverie contro gli altri, tipo il suo compagno ha bisogno di soldi, vanno a rubare soldi e li portano al padrone per far del bene. Poi ci sono delle volpi che sono più divine. Ma lì non so se ci sono per davvero, in Cina e in Corea soprattutto. In Cina Daji, che distrugge un impero, va su ordine della Dea Madre. Quindi comunque parliamo di uno spirito maligno al comando di una dea buona. E per dirti, questo imperatore che viene fatto crollare viene condannato a subire le insidie di questa bella Daji, questa bella volpe.
perché fa degli apprezzamenti a una statua della mia madre dicendo che ha delle belle tette. Cioè, okay, come se una persona fosse andata in chiesa a dire a una statua della Madonna che ha un bel seno, e quindi la Madonna manda tipo un demonio a uccidere questa persona. Mi sembra giusto. Ammazza. Le buone stanno solo in Giappone, sono le volpi Inari, della dea Inari. Kyubi è il nome della volpe in Naruto? Sì, allora, Kyubi vuol dire di fatto nove code. Kyu vuol dire 9, B sta per coda. E il nome della volpe poi in realtà era Kurama, però insomma, sì, Kyubi è il termine con cui si riferiscono di solito nell'opera a quella bestia codata. Kurama è il riferimento al monte Kurama, che si trova in Giappone ed era patria di mostri vari ed eventuali. C'era anche un Tengu su monte Kurama, particolarmente importante. E c'era quello con i capelli bianchi, vecchiotto, mi pare. Non mi ricordo il nome. Eh sì, quello che ha inaddestrato quello saggio Minamoto, robe varie, per far diventare samurai. Ok, sì. Colpi nomi stasera, ragazzi. No, veramente. Dai, a parte che quando devo ritirare fuori quel Tengu lì, me lo devo sempre andare a cercare, perché non mi ricordo mai il suo effettivo nome. Non ce la faccio, è troppo complesso. Sono tanti nomi difficili, con gli orientali. Per loro sicuramente sono nomi complicati. Cimopolea, che è una dea greca, quindi figurarsi. Che non so poi neanche esistesse, benissimo. La dea della spuma marina nel mare in tempesta. Specifica. Sì, bene. Sì, sì, è proprio... No, che non sia di un altro. Io, Inari, non si è mai... Io ho trovato attestazioni sia femminili che maschili del dio, del dea dio Inari. Boh, non lo so. Ma sempre nello stesso territorio o in base poi alla zona, magari? Non so, per questo adesso non te lo so dire. Io, leggendo in generale, non è che mo sono il massimo esperto. Io mi ricordo fosse una dea. Poi ho visto che alcuni dicono dio, altri dicono dea. Forse cambia a seconda della regione del Giappone. Ma lì non sono il massimo esperto, devo essere onesto. Anche perché coi kami i giapponesi hanno un rapporto strano. Sì, assolutamente. Ma una Bibbia di 100 pagine? Come fai a scrivere una Bibbia di 100 pagine scarse? Io ti dico, ma in realtà tutto il rapporto dei giapponesi con mostroni vari è abbastanza particolare, cioè al punto che gli autori di manga che trattano prevalentemente quella componente folcloristica nelle loro opere, poi quando vengono in Italia ci domandano proprio: ma a voi come caspita fa piacere la mia opera, che manco la potete capire concettualmente? Ci fa studiare. Da tanto... quello sì, ma a parte che poi in realtà affascina anche banalmente l'esoticità che ha per noi una cultura così distante in quei termini, perché in realtà non siamo troppo distanti a livello sociale con i giapponesi, se proprio, però poi a livello ovviamente mitologico siamo due cose completamente diverse. Parliamo di cultura più antica, non quella moderna. Poi il Giappone, con quello che ha vissuto negli ultimi 70 anni, comunque non possiamo parlare di una cultura così tanto lontana dalla nostra. No, anzi, ma ti dico, poi tra l'altro siamo spesso molto simili proprio nelle forme di intrattenimento negli ultimi 70 anni. Sì. Perché andiamo quasi, cioè, se una cosa funziona lì, funziona anche qua. Magari non funziona da nessun'altra parte nel mondo, ma qui funziona. Esattamente come lì, che è una cosa abbastanza particolare. Quello sì, quello è vero. E sono quelle poi le cose su cui mi diletto io principalmente a leggere e approfondire, perché... Perché poi ti lascia, perché a te piace il concetto, piace tutto, però poi ti spinge a capire, ma perché mi piace? Esatto. Cioè, a me Dragon Ball, mi ricordo che a 10 anni, quando me lo presentarono, dissi: ma è una boiata. Poi però, capito, appuntamento fisso. Certo, ma anch'io era la prima volta che l'ho visto in televisione, tra l'altro. Perché guardavo i cartoni animati sempre sulla Rai. Sì. Mi sono svegliato un giorno, ho detto: vabbè, cambiamo canale. Sono arrivato su Italia 1 e c'era Dragon Ball. Lui bambino, che non mi ricordo neanche che puntata fosse, per dirti. E basta, da lì ho detto: ah, che roba diversa da quella che guardavi sulla Rai. Perché poi sulla Rai c'erano produzioni nostre, no? E poi niente, ho detto: vabbè, continuiamo a vederlo, e mi sono innamorato. E da lì poi, figurati. Però sì. Coreani e giapponesi sono simili a livello di religione professata? Non proprio, sì, simili sì, ma non proprio, perché il Giappone c'è comunque lo shintoismo,
che è tutto suo, se lo tengono loro stretto lì. Ci hanno fatto le peggio robe di sincretismo con lo shintoismo, poi è un discorso lungo. Allora, comunque la volpe non è una kitsune normale, il pio non è una kitsune normale, non è né il kyubi né una kitsune normale. Facciamo così. Sì. In realtà sulla cosa di coreani e giapponesi si pensa spesso che siano molto simili le culture, ma non lo sono, anche a livello linguistico proprio. Il coreano non ha la stessa derivazione del giapponese, e in realtà tutt'oggi stanno discutendo su quale è la prima lingua, su dove infilarlo, perché di fatto è un unicum, non c'è una radice comune con altre, no? E quindi che sono robe particolari, ho scoperto da poco anche questo, tra l'altro, approfondendo proprio uno dei fumetti coreani del momento, quindi sì, danno molta cultura a livello. Poi ragazzi, tenete presente tutti voi presenti che i giapponesi hanno veramente rotto le balle a tutti quanti quelli del continente. Voi non avete idea di quanto hanno rotto le balle i giapponesi a Cina e Corea. Li hanno invasi ogni 2 anni. Era impressionante. E vincevano, capite? Queste isolette del cavolo abbarbicate lì nel nord del mondo conquistavano territori a tutto quanto il continente. Voi non sapete l'odio che professano i coreani per i giapponesi. Sì, beh, poi prima della seconda guerra è stato un panico lì, perché non si capiva niente, cioè non è mai arrivato l'imperatore giapponese lì in Corea, c'erano quelli che patteggiavano per il Giappone, quelli che non patteggiavano per il Giappone. Guardatevi i drama coreani, così imparate. Tra l'altro ci sono addirittura alcune zone dell'Indonesia che ovviamente sono state conquistate durante l'espansione giapponese, in cui hanno ripescato delle vecchissime profezie ai tempi dell'impero d'oro di Giava, per dire: ah sì, adesso loro ci stanno massacrando, ma come dice la profezia, quando loro se ne andranno noi conquisteremo il mondo. Queste cose certo, super bellissime, sì. È andata proprio così, infatti negli ultimi 70 negli ultimi anni è andata esattamente in questo modo. Poi gli ultimi 70, gli ultimi 75, quasi 80 ormai, cioè nel senso ormai siamo a fine 2020. Ormai siamo quasi un secolo. No, infatti. Comunque, io ho promesso a un amico che ti avrei fatto una domanda. Che in realtà si associa a più opere. No? Stavamo parlando martedì in live di Acque Miracolose nei manga e negli anime. E per certi versi, in realtà, anche qui in The God of High School c'è un po' il concetto, sia per l'acqua che utilizza uno dei tre protagonisti, sia per il concetto della frutta che poi nell'anime si sono dimenticati a un certo punto, la frutta che potenzia il protagonista all'inizio. Però c'è sempre questo concetto di o frutta mistica o acqua mistica. Esempi, c'è l'acqua in Dragon Ball che beve Goku per potenziarsi, c'è uno stesso concetto anche in One Piece, insomma in molti manga anime c'è questa cosa dell'acqua o perché frutta. Non possono mettere il vin semplicemente. Ok, quindi non è che c'è un qualcosa di... No, l'acqua è curativa perché fa capo alle piogge. Le piogge erano ritenute essere divine, portatrici di vita, e non per niente la divinità principale che portava la pioggia era il drago azzurro. Sì. Che è uno dei quattro guardiani, che è una figura importantissima in Cina, in Giappone e tutto il resto. Poi però parliamo di Sun Wukong, quindi siamo in Dragon Ball, siamo in One Piece, che sì, va bene, non è Goku, però si chiamerà Scimmia per un motivo, maledetto sì. Rupi. Quindi, ok, parliamo di qui The God of High School, in cui c'è addirittura anche riferimento alle pesche, quindi, ok. Sun Wukong, nei viaggi in Occidente, vuole diventare immortale. Cosa fa? Va da un maestro taoista che gli insegna le vie dell'immortalità e Sun Wukong diventa per la prima volta immortale. Poi va all'inferno e cancella il suo nome, quello dei suoi amici, dal libro dei morti, quindi diventando 2 volte immortale. Viene portato nel regno degli dei e si mangia le pesche dell'immortalità e diventa 3 volte immortale. Inoltre si beve il vino distillato da quelle pesche, da quella frutta dell'immortalità, e diventa 4 volte immortale, aggiungendo a ciò che si mangia anche le pillole dell'immortalità, che sono sempre ottenute dalla frutta dell'immortalità, quindi diventa qualcosa come immortale nell'immortalità per 400.
il fatto che diano sempre, cioè nelle opere poi diano sempre dei malus, c'è una ragione o? C'è una ragione perché in teoria non lo puoi fare. Okay. Lo può fare solo un dio. E lo può fare solo su ordine e su concessione dell'imperatore di Giada. Non è una cosa semplice. Tipo, c'è un'altra storia tradizionale cinese di Wu Yi e i sette soli, o i cinque soli, non mi ricordo, in cui c'è questo arciere umano incredibilmente bravo che un giorno, quando compaiono cinque soli nel cielo cinese, ne distrugge quattro e ne lascia uno soltanto, a che viene premiato con una singola pillola dell'immortalità da mangiare quando sarebbe stato pronto per ascendere alla divinità, e solo in quel caso. Basta. Ci sono pochissimi esempi di quelle pillole, dei fagioli di Balzar concessi. Cosa te ne fai di più pillole? Cioè, scusa, nel senso, se te ne mangi una... Diventi come su un Wukong, che poi ti accoppano e non ti possono accoppare perché non ce la fanno. Scrivo in chat praticamente tipo la pillola di mortalità per Sun Wukong è stato il Zenkai Power di Goku nel Dragon Ball. Ogni pillola, ogni ruba dell'immortalità era uno scalo di livello. Perché parliamo di immortalità proprio, come dire, calibrate. Tipo una pillola ti rende immortale per 4500 anni. Due pillole o il vino ti rendono immortale per un intero kalpa. Okay. Che sono, mi pare, 26.000 anni nell'unità di misura indiana e così via. Ok, ok, ok. Quindi per cicli. Come ragionamento, ok, ci sta, ci sta. No, era per capire più che altro, perché cioè, ci siamo proprio detti, ci stavamo facendo una live che parlava di tutt'altro, no? Ci siamo impelagati su questo discorso e abbiamo detto, ma aspetta, ci sono tantissime opere che sfruttano questo concetto, dice, ma perché ci sarà un motivo? Anche cercando non ne siamo venuti a capo, ho detto, vabbè, sentite, devo fare una live con Vittorio e gli chiedo lì quando lo vedo, stiamo prima, scusa. Poi c'è tutto un altro, se poi vogliamo andare a ricercare e fare dei pensieri, praticamente la vita viene dallo stomaco per le dottrine indù, specie per lo yoga e quelle robe lì. C'è il dio del fuoco che io adoro, che è Agni, che è il dio indù del fuoco. Lui è il fuoco che cura e purifica e rende vivi, perché si dice che il fuoco della pancia è quello che dona la vita. Okay. Non quello del cuore o della mente, ma proprio quello della pancia. Quindi anche solo mangiare, il personaggio che mangia tanto in un anime probabilmente fa riferimento anche al fatto che il mangiare tanto è simbolo di enorme vitalità. Lì è già però più sul campo delle supposizioni. Sì, sì, no, no, però cioè, ha comunque una logica alla fin fine. Non, ci sta, cioè segue un ragionamento, quantomeno, mettiamola così. Perché poi uno dei miei problemi tante volte è riuscire a entrare nell'ottica di culture che non sono la mia, no? È un mio grosso limite. Cioè, sì, finché non capisco il ragionamento alla base, la nozionistica di per sé poi me la scordo. Cioè, la leggi, dice ok, bello, sì. Poi ciao. Invece se mi ricordo, sì, poi il concetto è comunque diverso, sì. Possiamo avere anche una veloce spiegazione sulla differenza tra draghi giapponesi e cinesi? Ammazza, a parte che breve, cioè veloce, è difficile farla secondo me. Sì, si può. Si può fare? Per le zampe, 3, 2. Sono 3 in Giappone, 3 in Cina e 2 in Giappone. In Giappone. Basta. Io ne avrei approfittato per linkare un tuo video, però... E quello lo devo, non dico rifare, però devo fare le versioni più approfondite sul singolo tipo di drago. Quando mi girerà lo devo fare per forza, anche per spiegare un po' cosa sono i Naga, i Long, i Ryu, quelli che volete. Perché a ricordo so che hai trattato in generale la figura comunque dei Siling, quindi Seiru l'hai fatto. Sì. Nel video avevi trattato anche quello dorato, di cui non ricordo il nome. Sì. Sì, non me lo ricordo neanche io il nome del drago dorato del centro della fondazione. Esatto. E ricordo che in Mitologia 101 hai parlato poi di draghi occidentali. Quindi... No, in quel video parlo proprio dei draghi, quindi in generale anche dei draghi anche orientali, cioè, per un accenno veloce. Mi ricordavo principalmente la distinzione poi tra le tipologie occidentali, forse perché sì, ero un pelo più interessato a quello. Spine, Wyrm, quelle esatto, robe lì. Esatto. 4 artigli in Cina, 3 in Giappone. No, io so proprio che sono le zampe. Sono 3 zampe in Cina e 2 zampe in... gli artigli della mano. No, forse ha ragione anche per le dita della mano. Sì, quello è vero. Sì, sì.
Mi ricordo che c'era anche una differenza, io non, però non so, mi fido di... questo non lo sapevo, già, va già oltre... Vabbè, inutile stare. Anche perché nei miei video tendenzialmente dico quello cinese è quello di Dragon Ball, quello giapponese è Kaido di One Piece. Sì. È molto facile per me a quel sì, punto. Sì, ma è utile, è a quello che serve poi imparare la mitologia attraverso i cartoni animati, almeno te ne stare l'esempio subito, veloce, rapido. Ricordo che Gribit ha detto che il drago giallo somiglia più a un serpente. Sì, ma vabbè, e il drago orientale non è che sia molto diverso di un serpente, da un serpente. No, no, infatti. E tornando al potere curativo del personaggio di cui non ricordo il nome in questo maledetto momento, perché sono un disastro, Dewi. E non viene svelato granché, cioè si vede solo usarlo. Sì. Quindi è associabile quindi di fatto solo al drago, per quello che si allora, è associabile anche al suo potere. Io non dirò mai il termine coreano che implica potere, perché non ce la fa. Io lo dico sempre alla Valle, alla mia ragazza, come Chaka Croc, perché ogni volta sì, che lo serio sento contare, che sì, vabbè, ma io non ce la faccio. Ma più che altro, io ho tra l'altro un grosso problema con quel termine, perché nell'anime lo pronunciamo in un modo, io ho letto il webtoon in inglese ed era in un altro, quindi... Sì, sì, no, è una cagnara. Sì, e nei sottotitoli italiani tutt'altro termine. Quindi... Sì, vabbè, io ho dei poteri, lui hanno lo stand, il persona ecco, che hanno loro, esatto. Chiamiamoli così, quindi esatto, abbiamo... Esatto. Chiudiamo la situazione, fa anche riferimento allo spirito che è il potere di Dewi, come cavolo si chiama. Lui canalizza lo spirito di una creatura coreana che però è anche presente nel mito cinese, di cui ovviamente non mi ricordo il nome, anche se l'ho letto mezz'ora fa. Un attimo, porca di quella Eva. Tutto ciò Vale ha tipo scritto potere, io l'ho letto ovviamente con la voce di Palpatine, penso fosse questo. Ok. L'ho convertita a Star Wars e quindi l'accusa era quella. Io la mia dolce metà ti sto provando da anni, è difficile. Io ho approfittato della nuova trilogia, Vale, che ti va di vedere anche gli altri film? Poi dai, andiamo, fatta, è finita, andate. Fa tempo che usciva, sì, però qua non mi sta caricando niente. Allora... Eta è un cane, leone, capra, roba strana. Ma tipo chimera? In realtà penso che il riferimento sia allo Shisa cinese, cioè la cosa che più si avvicina a questa creatura è lo Shisa cinese, il cane leone che mettono come guardiano ai cancelli della città proibita a Pechino... Okay. Dei templi e robe varie. È una creatura che fa riferimento a un racconto in cui un imperatore cinese aveva una capra che riconosceva il bene dal male, le persone malvagie dalle persone buone, e poi hanno fatto questa creatura con le sembianze di un canide misto a drago, capra, robe varie, che a quanto pare era un protettore e caricava a testa bassa solo i cattivi proteggendo i buoni. Ok. Ma quindi, tipo Komainu, quindi? Sì, più o meno. È una creatura a parte, perché è proprio ha un suo nome particolare, una sua esistenza particolare. Però ricorda molto tutti quegli ibridi cane che si trovano come spiriti guardiani, spiriti protettori. Beh, rimane un potere sfigato, non è mai piaciuto. È un potere sfigato, però praticamente lui diventa il tank / healer del gruppo, perché è una creatura che si occupa solo di punire i malvagi e proteggere i buoni, quindi ha un potere curativo e un potere di potenziamento fisico. Poi lui, oltretutto, ha un'arte marziale che rimanda ai Siling, quindi ai quattro guardiani del mondo, lui è proprio il tank, lui è il guardiano, il templare. È una chiave di lettura che non avevo considerato, questa è molto carina in effetti. Io sono rimasto, oh mio Dio, i Siling, so cosa sono, bello. Rimasto lì. Lui te lo presentano, capito, lui è il custode sempre di qualcuno, sì. Lui è il custode dell'amico che sta male, quindi vuole vincere il torneo per avere i soldi per curare l'amico, vuole vincere il torneo perché deve portare avanti anche Mori, vuole vincere il torneo e difende le persone, le cura. Si informa, è l'unico personaggio che realmente va dal capo e dice
mi stai spiegando che cazzo sta succedendo? Perché evocate Jack lo squartatore dal culo? Allora, con tutti i problemi di logica che questa cosa comporta, perché poi perché poi sono stand visibili, ormai per me sono gli stand di JoJo. Sì. Gente evoca gli stand, tutti li vedono, nessuno si fa domande tranne Dewey. Neanche gli spettatori, capito? È tutto normale. Ma tu vedi l'unico personaggio che ragiona, cioè allora c'è il pubblico che sta guardando un cumulo di 14enni, 17enni che si stanno a picchiare e rompono le pareti. Già lì va bene, ok, va bene. Però evocano veramente, evoca un Joker, un saltimbanco gigante con una falce. E ti fai due domande che un giudice di sto torneo evoca i poteri satanici, no? Tutto normale, no? Tutto normale. Ma tra l'altro hanno, a quanto pare le persone hanno poteri che per il governo sono equiparabili a bombe atomiche. Sì. Perché lo dicono proprio, tu dici, ma cosa sto vedendo? È bellissimo, tutto ciò è bellissimo. È il motivo perché infatti lo sto seguendo, perché è tutto rotto, tutta la storia è rotta così. Tutto ma io poi mi sono detto questo, non lo dico qui, non dico apertamente così, non faccio spoiler, io mi sono spoilerato tutto. Okay. Io ho letto tutto quello che succede nel manga fino a lì. Io non so come fa a stare ancora in piedi il mondo per come sta succedendo, cosa sta succedendo nel manga, diciamo, nell'opera a fumetti. Come cazzo hanno fatto? Non devi farti domande. Devi solo consumare il prodotto. Ed è per questo che ho adorato The God of High School, perché non devi pensare, devi guardare le mazzate. Sì, tu non hai idea, ma ogni settimana c'era gente che si lamentava nei commenti dei video che facevo. Dicevo, ma ragazzi, ma se voi avete aspettative, non ci avete capito niente dal progetto, cioè, non vuole essere nulla se non gente che si mena, punto. Volevate un anime basato interamente su gente che si picchiava? Eccolo qua. Che secondo me era quello che doveva essere Sword Art Online. Secondo me l'idea di Sword Art Online in realtà era anche carina all'inizio, cioè il presentarti i vari rapporti tra adolescente e tecnologia moderna, con strizzatine di occhio ai kikomori e tematiche sociali. Il fatto è che poi già quando si ripete la prima stagione, si ripete due volte la stessa trama, te capisci che molta cosa l'hanno fatta per uno, tette, due, combattimenti con la grafica bella. Certo. Ma poi ha funzionato per quello, infatti. Un esempio che di solito tendo a portare quando si parla di Sword Art Online del comparto tecnico, io dico... I due protagonisti, quindi Kirito e Asuna, non funzionano se non con quel pattern di colori. Sì. E addirittura per giustificare le scene nel mondo reale in cui sono vestiti con gli stessi colori, hanno dovuto inserire una battutaccia di Asuna che dice: ah, guarda, siamo vestiti con gli stessi colori che avevamo nel gioco. Ma va? Perché se ti cambi i vestiti non funziona. Non nota subito, tipo i Power Ranger che sono vestiti anche in borghese con i colori in cui diventeranno e sono per tutta la serie Power Ranger. Ed è terribile quando te ne rendi conto. Chiedono in chat, scusatemi per la domanda ignorante, ad esempio in The God of High School ci sono, ho perso il commento, ci sono riferimenti mitologici o religiosi interessanti di cui parlare a parte la Kitsune? Ci stiamo tenendo lo scimmione in realtà per il finale, quindi... Abbiamo ma... Almeno quello sì. Grazie per il ride, Buta. Almeno quello sì. Però, Dio, voi parliamo già dello scimmione? Io sono anche le 10:30, potremmo anche iniziare a parlare dello scimmione, va là. Perché no? Possiamo parlare di tutti qua, anche... Parliamo dei pezzi da 90, così ci togliamo anche il pensiero. Perché ti dico, cioè io per esempio anche di Aide Six, di loro non mi ricordo mai i nomi, però quello che fa il balletto strano per combattere contro il dio primordiale, che cazzo sta facendo? Lui dovrebbe essere tipo un'antica danza propiziatoria per gli dei, semplicemente perché lui non ha un dio, lui ha tutti i tesori sacri, quindi ogni cosa che butta contro il dio è letteralmente un tesoro sacro a volta. Gungnir, la lancia di Odino, Gaebolg, la lancia di Kukallein, le piume di una fenice di fuoco che in realtà sono tipo i lanciarazzi
Sì, perché poi tira fuori mitragliatrici e roba stranissima. Tutte queste stronzate qua, messe lì a caso, lui ne ha 120.000 di armi sacre e quindi ha tutta quanta questa roba. E lui è tipo il re dei vagabondi, una roba del genere, quindi... Però sai cosa? Più che altro quello che un po' mi lascia perplesso, anche mi infastidisce, è che non ti danno dei chiari, almeno per me non ci sono stati chiarissimi riferimenti se non a determinati personaggi che proprio vengono nominati, no? E quindi, cioè, io anche volessi approfondirmi la mitologia che mi mostrano, non ho gli strumenti per farlo. No, devi andarti a vedere la wiki e facendo questo hai gli spoiler, cioè proprio matematico, perché tu se apri la wiki e apri la pagina di Jin Mori, hai lo spoiler di com'è adesso nel manga, nel fumetto. Sì, ma dico, a parte questo, cioè proprio tu magari vedi qualcosina, però devi andare, cioè almeno, magari è un limite mio, non dico di no, però anche partendo dalla wiki inglese, cercando le cose, non so poi come cercarmi eventuali elementi, no? Perché magari non è il mio campo, non so come cercare riferimenti effettivi, perché poi, cioè, l'internet è un disastro per cercare roba, almeno per chi non sa dove cercarla, perché... Quello sì, quello devi avere un minimo di dimestichezza, magari parti piano piano e ti informi su quello che è Jin Mori e poi vai lì a scendere, perché poi man mano che passano i protagonisti e perdono di importanza... Si allenta anche un po' la mitologia insita fino ad arrivare all'arbitro donna, che ha il potere del drago rosso, che è un genericissimo drago. Evoca un drago, punto. Non è nessun riferimento mitologico reale, è solo un drago. Di pezzi 90 chi intendevi comunque? Mori. Mujin, che non mi ricordo mai il nome, e anche la ragazza, la coprotagonista, in realtà un bel pezzo da 90. Mujin è il nome, Park è il cognome. È il Park, quello non mi ricordo mai. Beh, vai sul sicuro perché il Park è tipo Rossi da noi. Sì, quello sì. Quel cognome, tutti sono Park, sono tutti Park. Quindi sì. E lì piano piano incomincia, cioè già con Dewi è scemata la roba. Se noi pensiamo che l'antagonista principale praticamente della serie ha come potere lo squalo del film Lo Squalo, sì, cioè lì già è perso tutto ed è l'antagonista principale. Che poi sì, anche lì io, che è una delle cose che volevo chiederti, cioè nel senso, ci sono dei riferimenti che mi sono perso io in quei frangenti o proprio no? No, sono degli stand generici, è come quando trovi tipo un persona generico, tipo di un elfo, di un demone nei giochi di Persona, poi trovi Lucifero, però convive con dei persona generici tipo Limp, diciamo così. Buonanotte. Sì. Ah, che poi ci sta, non è per carità, però un po' di fatto il villain finale. Sì, quello sì. Poi vabbè, giocano tanto sul fatto che lui si assorbe Greed e quindi gli dai quel tocco minimo di mitologia, dicendo così, mettendogli un peccato capitale, ma beh, insomma. Tanto c'è stato un raid, c'è stato un bombardamento di messaggi, devo recuperarmeli perché... Eh no, sì. È che non hanno capito che noi stavamo facendo un discorso e volevano a tutti i costi essere singolarmente salutati. Che io li capisco anche, poretti, però insomma. Infatti. Aiuto. Vabbè, ci sono troppi messaggi. In caso se avete scritto qualche domanda inerente al tema di oggi, riscrivete. No, volevano solo i saluti, ti assicuro, perché io stavo leggendo tutta quanta la chat nel frattempo che parlavo. No, perché poi io mi tengo sempre fisso e poi quando inizio a scorrere, no, poi cioè, recupero la mano, sì, ma ce ne sono tantissimi. Sono tantissimi. Ah, ok, sì, sono passati per i saluti. Io non posso interrompere l'ospite mentre sta parlando, però, raga, cioè, nel senso... No, ragazzi, semplicemente stiamo parlando in flusso, quindi se ci fermiamo... Eravate 400, cioè, se ci fermiamo ogni volta che arriva il messaggio... Cioè, poi non finiamo più la live, cioè finiamo dopo domani, volendo. Sì, ci dispiace, sì. Scusateci, non abbiate. Va così. Purtroppo va così.
Mujin, inizialmente si era parlato appunto di quell'incrocio tra il Buddha e Gesù Cristo. Che è una cosa complicata. È un potere interessante, perché alla fin fine pare che in Oriente siano abbastanza attirati dalla gravità, cioè dal concetto di manipolare la gravità. Tanti cattivi importanti hanno questi poteri di semplice onde d'urto, manipolazioni di gravità, spinte telecinetiche. È semplice e complesso allo stesso tempo. Lui rappresenta uno strano miscuglio, a croce ovunque, ha le corna da diavolo fra i capelli, perché... Dai, sono cornetti quelli, sì, che c'ha a posto dei ciuffetti di capelli. E quindi niente, cioè non c'è in sé tanta mitologia. Ho scoperto che ce l'avrà poi molto di più, molto più in là nel fumetto. Non dico nient'altro, però per come ci mostra la serie ha poco da di mitologico. Sì, diciamo che poi c'è anche il personaggio contrapposto a lui, il capo della... organizzazione cattiva cattivissima, come la chiamavo io nei video, che ha un potere analogo di fatto, però anche quello spiegato meno di zero alla fin fine, se non che apre questa porta alla... Sì, là la puoi intendere molto sul, visto che qui ti dedichi tanto a fare quel genere di live, sul character design. Noi abbiamo il protagonista, il capo dell'associazione che organizza il God of High School, Park Mujin, che accruce ovunque e pare voglia preservare il mondo così com'è, lontano dagli dei. Invece poi arriva il cattivone, che pare essere lo speculare di Park Mujin, che ha gli stessi poteri, che ha i capelli bianchi da dove Park Mujin ha i capelli neri, che ha la giacca azzurra da dove Park Mujin ha la camicia rossa, che ha un omega stampato sulla spalla, laddove invece Park Mujin rappresenta il nuovo inizio del mondo coreano, ovvero l'alfa. Sì, sì, sì. E quindi là te lo intendi letteralmente come lo speculare perfetto di Park. Non lo vedo bene, probabilmente verrà caratterizzato meglio in seguito nel manga, nel fumetto, io non lo so questo adesso, però lo vedi bene semplicemente in funzione dell'essere l'alter ego perfettamente opposto a Park Mujin, dove Park Mujin rifiuta le divinità pur sfruttandone il potere, invece il cattivone vuole le divinità e vuole la fine. Dico, io un po' mi sono mangiato le mani perché abbiamo fatto la live sui character design di God of High School, però non c'era letteralmente il character sheet di quel personaggio lì, quindi hanno fatto Park, però non c'era modo di mettergli il contrapposto. Anche perché purtroppo ho detto, visto che stava andando l'anime, eravamo più o meno a metà stagione, ho detto utilizziamo gli sheet dell'anime. Sì. Anche perché i coreani hanno questo problema che loro non fanno, cioè non pubblicano poi i bozzetti dei loro studi di personaggi, e quindi cioè devi prendere le scene letteralmente dall'opera ed è un po' un problema, anche banalmente per copyright, no? E quindi detto, vabbè, usiamo quelli dell'anime, sono di Crunchyroll, sono distribuiti tranquillamente, quindi. Però non c'era, e quindi ho detto vabbè, che sfiga. Quello che però mi aveva fatto super ridere è che, come sempre, Ilenia, che è una dei tre ospiti che vengono, che insegna character design e che viene in quelle live, solo guardando i personaggi di Ilpio e di Mori fa ok, Volpe 9 code e Sun Wukong, solo guardandoli. Ma è proprio palese su Wukong, eh? Lui, proprio... Allora, lui sì, per gli stivali e l'abbigliamento in generale. Sì. Infatti l'unica cosa che lasciava lei perplessa era la fascetta per dormire, essenzialmente. Che fa, mi sarei immaginata qualcos'altro, però ci può stare lo stesso. Di Ilpio, io non lo so. No, quando l'ha detto io cioè, proprio ho sconnesso il cervello, non so come l'abbia giustificato. Il più è molto basta. Difficile invece. Non è ovvio pensare alla Kitsune, però cioè francamente io non ci sarei arrivato, ecco, io lo dico chiaro e tondo. Magari c'è qualche dettaglio in più, qualche sembianza fisica particolare, però è difficile arrivarci. Mori ci arrivi anche semplicemente bypassando quelle che sono una cosa più mitologica. Ragazzi, sono una versione più... i suoi capelli sono una versione più realistica di quelli di Goku, di Dragon Ball. Cioè, lì proprio è palese. Là te lo spatte in faccia sto tipo qui.
che c'ha i capelli tre ciuffi da qua, due da un altro lato, c'ha gli stivaloni che non li porta nessuno in Corea, quegli stivaloni. Sono tutti vestiti normali tranne lui, c'ha gli stivaloni rossi. Dai. Sì, c'è stata poca fantasia per il personaggio, quello sì. Però poi in realtà funziona. Devono mettere palese fin da subito. Però funziona. Oh, hai voglia. Cioè, diciamo che in realtà, appunto, il vero colpo di scena è che non è associato al personaggio, ma è il personaggio. Cioè, questa è la cosa più particolare, no? Ma piuttosto, poi, a livello di mitologia, qua, io in realtà di Sun Wukong so veramente poco, se non le quattro cose che hai detto anche prima. Sì. Però qui ci viene presentato in realtà con tutt'altra veste, non riesco più a parlare. Perché pare introdotto, ripeto, sempre per quello che si vede nell'anime, che poi ci sono un po' di differenze in realtà con quello che è il manga, ma come il sovrano dei cieli, uno dei sovrani dei cieli, quantomeno. Lui viene introdotto come il grande saggio pare al cielo, che nella mitologia è un titolo autoimposto. Lui si è svegliato una mattina e ha detto: io sono forte, sono più forte di tutti gli dèi, non me ne frega niente di salire al cielo perché sono già il grande saggio pare al cielo. Poi, se il Sun Wukong della mitologia avesse avuto il ruolo che ha avuto il Sun Wukong nella lore di The God of High School, non avrebbe fatto quello che ha fatto. Cioè, non avrebbe fatto la rivoluzione contro i Cili, perché il Sun Wukong, il cruccio che c'aveva era diventare un dio importante, essere un custode, un protettore, un distruttore, quello che era, invece l'ho messo a fare lo stalliere. Quindi nella mitologia c'è questa cosa in cui lui sì, diventa un dio, ma lo mettono a fare il lavoro di serie B, deve fare l'apprendistato divino, pure là sono tutte ste regole del cavolo, lo stage formativo, i crediti e quelle robe lì. E lui insorge e si ruba tutta l'immortalità possibile e immaginabile proprio per questo, perché si è rotto le scatole di essere trattato come una divinità di serie B. Qui invece non è chiaro nella serie che ruolo abbia avuto effettivamente o debba avere Sun Wukong, si sa solo che c'ha il potere, lo stesso potere di distruggere e di creare tutto che ha Ilpio / Kitsune. Beh, di pronuncialo come ti pare, non è importante. Non so, ragazzi, scusate, che sono cresciuto con la U detta con l'accento all'italiana e non con quella giapponese, quindi... Io continuo a dire Naruto, quando in realtà è Naruto. Quindi... È Naruto. Quindi c'è nel senso... Naruto, Boruto, Sasuke. Esatto. Hiruchino non è attribuito anche fra gli dèi, esattamente. Che bello, perché in realtà, perché tutto si ispira al nostro mondo. Eh sì. È tutto un elevare all'ennesima potenza ciò che è nel nostro mondo. Fare gli dèi, costruire gli dèi. Sun Wukong fa tutto quello che vorremmo fare tutti quando siamo alle poste. Sì, sì. Ma Sun Wukong è volontà di potenza allo stato puro. Lui può, lui se la sente, lui lo fa. È una scimmia. Il Sun Wukong sarebbe simile allo scimmione di Dragon Ball? Cioè, è letteralmente. Cioè, non lo scimmione nel senso di Ozaru. No, però, ma immagino. Goku che viaggia sulla nuvola Kinton, che ha il bastone che si allunga, è ispirato palesemente alla figura di Sun Wukong. Facciamo un brevissimo riassunto. Sun Wukong è un essere chiamato lo scimmiotto di pietra, nasce da una pietra impregnata dall'energia del cosmo, dal chi del cielo e della terra, un sacco di menate che non vi sto a dire. Prende forma, diventa una scimmia vera e propria, arriva tra le scimmie, ma lui è ultra overpower come poche cose, diventa il re delle scimmie e va ad allenarsi dal genio delle tartarughe, che è un maestro Tao nel mito, e diventa bravo a combattere, gli dona una nuvola, anzi la capacità di volare, di camminare su una nuvola, gli insegna le arti marziali e gli dona l'immortalità, diciamo tra virgolette. Poi lui va da un drago, il drago degli oceani, degli abissi, dei mari dell'est, e si guadagna il bastone allungabile, che in realtà è una colonna magica del palazzo di questo drago, e quindi abbiamo letteralmente il Goku che vola su una nuvola e che ha il bastone allungabile. Tra l'altro, gli stivali di Mori nel The God of High School sono un riferimento a un altro tesoro sacro, per l'appunto degli stivali che gli permettono di camminare in aria, che ruba letteralmente al drago, quindi gli stivali rossi, gli stivaloni rossi di Mori sono lì per un motivo.
poi Sun Wukong diventa il più forte del mondo combattendo con altri avversari suoi simili, tipo il re dei tori, il re delle tarantole, dei serpenti, di tutti quanti gli animali yokai, demoniaci, spiritici che si possono trovare nella tradizione cinese, fino al punto in cui gli dèi a un certo punto dicono: vieni a noi gli dèi, ti facciamo fare il dio, ma lui fa fare lo stalliere. Alla fine viene esiliato da Buddha in persona, che diventa lì perché altrimenti Sun Wukong non lo fermi, che è più forte degli dèi, e gli mette, poi verrà liberato da un monaco, Sanzo, che gli metterà la tradizionale coroncina in testa, qui Mori ce l'ha in versione risvegliata, proprio la coroncina, qui poi normalmente degli occhialoni, o quella cosa per gli occhi, insomma, la benda per gli occhi, ed è una coroncina di sottomissione, tipo il rosario di Inuyasha, quando Kagome dice a Kucha, lui va a Kucha, quando il monaco che ha liberato Sun Wukong recita un padre nostro cinese, buddista, diciamo così, lo placa, lo immobilizza, fine. C'è Alex Torres che ha scoperto la vita. Io poi ti farò una domanda per un'affermazione che ha fatto, che è molto carina, perché lui l'ha fatta in modo innocente, però c'è una razza dietro alla frase, penso te l'abbia anche già letta. Toriyama faceva prima chiamarlo Wukong. No, perché è cinese Wukong, non possono. Devono chiamarlo Goku, perché il nome giapponese è Goku e si... Allora, in coreano è Sonogong, in cinese è Sun Wukong, in giapponese è Son Goku. Con la U lunga questa volta, proprio la U con il trattino lungo sopra. E poi è lo stesso nome che ha il bijou di Naruto, quello a quattro code. Son, sì. Già. Ma infatti non potevano chiamarlo Wukong perché già stava utilizzando una storia cinese. Era spingersi troppo oltre. No, là. È il motivo per cui un gioco Pokémon non verrà mai ambientato in una regione che ricorda vagamente la Cina, perché non si possono vedere, non si possono sopportare. No, non sto bevendo acqua, sono i miei integratori proteici. Io sto bevendo acqua perché non faccio sport, sono pigrone e pelandrone. Io ho un problema con l'acqua naturale. Ho difficoltà per l'acqua naturale. Ah, mi dispiace, non so, io sono... Io senza acqua non vivo letteralmente, non nel senso che... È proprio che mi piace bere l'acqua, proprio... è grappa. Di la verità, è grappa. No. Allora, è capitato ogni tanto di sorseggiare qualcosina alcolico in live, però la grappa... No, di solito whisky. A parte che lui lo sa, perché è uno di quelli che ho sempre in live. Esattamente, in India l'equivalente di Sun Wukong, anche se non ha la storia diversa, una storia uguale, è Hanuman. Guerriero o scimmia. Non avevo neanche capito la domanda, perfetto. Che bello. Quindi, insomma, la storia in realtà appunto non è stata troppo approfondita, però di fatto lo hanno quantomeno messo pari livello della Kitsune. Sì. Che ti dico, è una delle cose che a me ha... In realtà principalmente infastidito, perché essendo così iconici due personaggi non ho capito perché farli così tanto diversi proprio nell'introduzione, banalmente. Poi nell'anime, cioè la scelta, la tecnica di animazione che hanno usato era fantastica secondo me nel racconto, però poi di per sé il racconto Ma il fatto che è preso così, allora noi non voglio vantarmi, capito? Però io, siccome sono anni che studio queste cose per diletto, quando mi presentano su un Wukong che sta di fronte a un esercito che gli arriva contro, robe varie, cioè io già so dove andranno a parare. Ma perché, come ogni tizio dell'estremo oriente, ho letto. E quelli, appunto, cioè, sapendo la storia del viaggio in Occidente, tu cogli molto prima delle cose che non ti spiegano. Un qualsiasi utente medio italiano che magari certe cose non andando più a controllarle capisce un cazzo, scusate il francesismo. No, ma ci sta, è quello che ti dicevo anch'io prima, alla fin fine, quando vengono qui i mangaka e dicono: ma perché vi piace se non capite niente di quello che sto trattando? Cioè Naruto Uzumaki, spiegare anche solo il nome fino a qualche anno fa non era proprio pensabile, perché qua il ramen non si trovava. Sì, questo è vero. Ho mangiato Uzumaki probabilmente solo o due anni fa o l'anno scorso. Monkey Magic lo conosco, tra l'altro, come videogioco, ma non ho mai giocato.
Penso che il primo ramen vero, perché in Giappone ci dovevo andare quest'anno, ma è andata come è andata. Vabbè, lasciamo un po'. Penso averlo mangiato quando c'era l'Expo a Milano, per dirti. Ma io l'ho mangiato qui a Barletta, invece, un ristorante giapponese. Andai la prima volta a questo ristorante con la mia ragazza e lì ho mangiato proprio la ciotolona di ramen, il ramen al manzo con questa rondellina qui disegnata. E lì ho visto per la prima volta un uzumaki. Basta, cioè là non lo puoi sapere altrimenti cos'è l'uzumaki. E in Puglia, vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte è buia, buia, buia. Tra l'altro, se vieni a Barletta, c'è l'altissima probabilità di incontrare la persona che canta questa canzone, perché sta sempre a ballare. Ah, davvero? Davvero, sì, tipo lo incontri per strada, ormai lo saluto. Ciao Michele, a posto, è fatto, finito. Ah, ma va. Io ho un'altra ragione per venire giù da te, allora. Aiuto. Quella canzone la adoro, beh, è bellissima quella canzone. Non siamo rossi, siamo arancioni, per fortuna. Meno quello. Sì, che vabbè, anche lì. Vabbè, non voglio entrare in quell'ambito lì perché sennò. Parliamo di mitologia in The God of High School e basta. Perché... Di quelli principali, mi pare che in realtà li abbiamo fatti tutti. Ce li abbiamo fatti. Li hai fatti tutti perché io non sto facendo niente. È Lubu. Lubu è importantissimo. Giusto. Lubu è tipo uno dei guerrieri. È tipo Thor. Però nella ballata dei tre regni, la guerra dei tre regni, è questo guerriero che non capisce un cazzo, proprio è ignorante come poche cose, e che però era inarrestabile, fortissimo, e pare avesse anche un cavallo rosso, che era altrettanto instancabile e fortissimo. Tra l'altro questo personaggio, Lubu, è presente anche in un manga che io non voglio più leggere mai, che è Shumatsu no Valkyrie, Record of Ragnarok. No. Aspetta, no perché? Perché Jack lo Squartatore no. Contro okay. Ercole no. Ok. No. Accetto Zeus vecchio rincoglionito, Poseidone che ammazza il quarto fratello, ma dove cazzo l'avete? Però Ercole contro Jack lo Squartatore, io volevo prendere il mangaka e squartare lui. Sai che a me continuano a consigliare dicendomi che c'è tantissima mitologia super interessante e io ho detto ok dai, cioè magari in stile non lo so Riordan, qualcosa di rielaborato. No proprio, cioè, per dirti Zeus l'hanno fatto il genere delle tartarughe letteralmente, che è un vecchierello Zeus che poi si gonfia, okay. Come il genio, come il maestro Muten di Dragon Ball, e tira pugni. Ci sono delle certe cose che sono geniali, tipo che Adamo, avendo visto Dio, ha tipo la visione perfetta, perché lui, potendo vedere anche Dio, può vedere tutto, quindi ha questo occhio che gli permette di vedere la realtà in anticipo, stile Sharingan, robe varie. E poi però c'è Zeus che è un vecchierello e Poseidone che è un assassino. Poseidone. Vabbè. Niente. Che forse è la figura meno accostabile, quella dell'assassino, perché i terremoti fa Poseidone, per carità, non è che sia proprio l'ultimo. No, vabbè, ma insomma, poi, se poi si parla di bene e male netto, non c'è, lo sai anche tu. Nel senso. Però l'assassino che lui fa a pezzi il quarto fratello che voleva ribellare, ma che cazzo! Perché dico, io di Shumatsu no Valkyrie so letteralmente zero. Perché ho detto, no, beh, cioè, serve anche tempo per mettermi a recuperare opere, non ne sto avendo troppissimo. Io ho letto i primi volumi, ho arrivato veramente a stacco. Ci sono certe cose gradevoli, non amo per nulla il design dei personaggi, cioè per me sono tutti completamente, sono la classica giapponesata, cioè il giapponese che prende un personaggio, se lo gira come cazzo vuole, poi gli mette il nome sopra, Odino. Odino con la spada non si è mai visto, ma vabbè. Sì, sto parlando dei Cavalieri dello Zodiaco. Sì. E niente. E vabbè. Vabbè che comunque lì perdono l'opera perché era un filler dell'anime, quindi... Non perdono un cazzo. Vabbè, cioè, ma ci sta alla fine. Perché questa cosa qui ce l'hanno i giapponesi nel sangue. I giapponesi non gli puoi toccare quel maledetto tipo che ha il samurai che ha inventato lo Tsubame Gaeshi. Lo elevano in ogni anime possibile e immaginabile, è presente in Shumatsu no Valkyrie, lo citano in Inuyasha mi pare un paio di volte, è presente in Fate,
non glielo puoi toccare sto tipo qui, perché ha inventato la tecnica per PA con la spada alle rondine, quindi può colpire in tre posizioni diverse, è sempre delineato nella sua storia perfettamente, però Poseidone può essere anche il dio delle montagne per i giapponesi, basta che sia per loro utile alla trama. Cacca. E a questo punto Fate, cosa ne pensi di Fate? Fate è un bel divertimento. Perché poi in realtà, nel senso, ci sono un po' di cose che... un sacco di cose sbagliate, ma soprattutto da Fate Grand Order in poi, cioè con il gioco, il gacha per cellulari, per... vabbè, non è più solo per mobile, però insomma è un bel divertimento, specie nella serie originale, perché alcuni cambiamenti anche gli danno il senso. Cioè Artù è uno dei Saber più forti, non perché fosse effettivamente il più forte, ma perché la sua fama è quella forse più forte fra tutti quanti gli spadaccini nella storia del suo tipo. Sì. Quindi là tu pensi, è una questione di fama e di come la sua leggenda ha risuonato. Questa cosa la spiegano benissimo in Fate Zero, quando lui lancia il colpo lei lancia il colpo Excalibur, perché dice che Excalibur non è la semplice spada, è l'amalgamarsi di tutte le speranze, le promesse, i sogni, anche quelli infranti, di ogni cavaliere che ha brandito la spada in onore del giuramento da cavaliere. Là veramente tu ti fomenti tanto quando quello certo. Excalibur, quella maledetta. E poi lì è più appunto l'idea, no? Il simbolo. Sì, sì, sono molto... cioè, Thomas Edison come Servant nell'universo di Fate è tipo un tizio con la testa di leone e un costume da All Might, perché incarna lo spirito americano. Sì, 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 sì. Quindi lì ancora io riesco a trovare un limite entro cui è accettabile. Poi vabbè, le tette lasciamole perdere. No, vabbè, quello è anche questione di quando è iniziato a uscire il prodotto. Cioè, andava sì, di moda. Quindi... Fate com'era un po' alle origini, togliendo la componente, comunque era un hentai. Cioè, un gioco hentai. Ha un sacco di idee buone, poi sfruttate col solito fanservice, che per esempio non mi ha fatto apprezzare poi tanto il finale, buona metà di Fairy Tail, di cui ero un grande appassionato, devo dire, fino a un certo punto, poi vabbè. E ti ho chiesto di Fate più che altro come metro di paragone, perché di Fate qualcosa ho visto, allora, giusto per capire un attimo come ti assestavi sulle due opere. Shumatsu Valkyrie è infinitamente meno rispettoso di Fate. Perché anche nei cambiamenti Fate riesce a dire: questo è il mio universo, questo è il mio modo di vedere lo spirito. Soprattutto lo spirito non era così in originale. Per esempio, capita che un personaggio abbia lo stesso nome di un altro personaggio, ma in realtà non è la stessa persona, perché è un truffatore che in vita ha utilizzato quel nome eroico per farsi una fama. Quindi esistono due versioni con lo stesso nome dello stesso personaggio, ma sono due persone diverse. Si fa complicata la faccenda. Quel è punto. Complicata, però è contestualizzata, capito? Tipo Hassan, il primo assassino, che si dice abbia campato milioni di anni, e invece in realtà ci sono vari tipi di Hassan, solo uno è il vero, l'originale fondatore degli assassini, poi ce ne sono altri falsi Hassan, perché è un esempio sbagliato, perché non è propriamente così, però giusto per farti capire, che hanno avuto lo stesso nome come in eredità, ma non sono la stessa persona, quindi non sono l'Hassan originale. È tipo Ra's al Ghul. Sì, il concetto di Ra's al Ghul dei film di Batman. Ok, ci sono allora. E tornando invece a Mira, così poi chiudiamo il discorso God of High School. E Mira è un personaggio bello. Però, cioè, perché io avevo letto che era comunque a metà via tra il mito e il personaggio storico. Eh sì, perché Lubu è realmente esistito, era questo condottiero, potremmo definirlo in termini giapponesi, un Ronin. Lui nasce come un condottiero al servizio di un padrone, non conosco benissimo la storia, perché è storia, sta nelle cronache imperiali, però lui passa da un signore a un altro, da una dinastia a un'altra, quando meno te l'aspetti prende, lo tradisce, lo uccide a quello che è il suo padrone al momento, fino a quando poi non va a finire nello schieramento di Zhao Zhao, che è uno dei tre signori della guerra che si contendono l'impero della Cina nel romanzo La guerra dei tre regni.
nel romanzo per l'appunto diventa Thor, diventa questo guerriero stupidissimo che però è fortissimo, è implacabile, cavalca senza mangiare e bere per giorni, anche se è ferito con 57 lance che gli trapassano il corpo, lui muore in piedi, per dirne una. Ecco, siamo a quei livelli di personaggio. Okay, beh, dire come Thor lo descrive abbastanza bene in realtà. Non è tanta mitologia, però è un personaggio che è nato è come Re Artù, per l'appunto. Probabilmente Re Artù è esistito, ma non era sto gigantesco re. Lubu sicuramente era un guerriero fortissimo, però non era imbattibile, non cavalcava per 7 giorni senza mangiare e bere. A questa rispondo io. La differenza tra Yamato e Orochi Yamato è che Yamato è un nome di persona e lo Yamato Orochi è una creatura mitologica. Significa semplicemente serpente degli inferi, serpenti dei luoghi infernali. Sì, è che cioè, la confusione nasce secondo me banalmente perché le due parole sono quasi uguali, a parte la vocale alla fine, però Yamato è proprio un nome di persona. Sì. E non c'entra, cioè, non è una figura mitologica, proprio il nome proprio. No, oh, è in Giappone al massimo, delle volte viene chiamato Yamato, ma... Sì, c'è proprio il popolo Yamato, si dice essere il popolo originario del Giappone, quindi quello puro, non contaminato, però a parte questo... Poi bisogna anche vedere con che kanji scrivi il nome Yamato, che può darsi pure che cambia di significato a seconda dei kanji che utilizzi per scriverlo. Quello sì. Però per quello che intende lui nella domanda... È semplicemente un nome di persona. Yamato Orochi è un altro pezzo del 90, ma... Gaijin forever. Siamo tutti Gaijin. Sì, cioè, non siamo giapponesi. Utilizziamo i termini giapponesi, ma siamo tutti degli sporchi stranieri. Esatto. Ok, non so se hai notato, ma penso di sì perché stai leggendo la chat e hai ricevuto molti, molti, molti complimenti. Grazie. Si scrive Cao Cao, ma si legge Zao Zao, da quello che ne so. Grazie. Io con la fonetica faccio schifo. Non so neanche non so il dialetto delle mie parti, vuoi che sappia le... Ma ho visto i film, e lì lo pronunciavano Zao Zao. Mi affido alla bontà degli adattatori, se poi hanno sbagliato loro. Il film è quello della Battaglia dei Tre Regni, dici? Sì. Sei riuscito ad arrivare alla fine del film? Io ho trovato pesantissimo. È pesantissimo. Io mi ricordo. Però io ho uno sporco segreto. A me i Wuxia come film non dispiacciono tantissimo. Anche se okay. Sono penosi delle volte. Quindi... No, ma ognuno. Cioè, nel senso. Non è che posso essere a giudicare i gusti degli altri. Semplicemente... No, è un gusto per loro. Io sono cresciuto con i Power Rangers. Cioè, per me Power Rangers per un certo periodo della mia vita era oro. Non è vero, facevano schifo. Però. Sono tragici, però sì, cioè io mi ricordo al tempo era fantastico, cioè io avevo un sacco di merchandising dei Power Ranger, i puzzle miei erano tutti sui Power Ranger, quindi cioè, però poi sono cresciuto. No. E questo me l'ha preso la Valle l'anno scorso, ancora ti pensi, io... Questo qui me lo porto ancora nel cuore. Ovviamente non vedo più Power Rangers che sono decenni in altro po', sì. Però lui me lo porto nel cuore, il primo me lo porto nel cuore. Sì, sono cresciuto, va bene. Sembro cresciuto. Sono cresciuto fisicamente. Abbiamo 30 anni, ragazzi, insomma. Io ogni tanto poi le puntate anche delle serie nuove me le guardo giusto per curiosità, cioè non tutta la stagione, però qualcosina me lo spulcio. Dove sono onesto, ho provato a vedermi Samurai no Ninja Steel su Netflix quando lo misero. Gli effetti grafici erano meglio nel 90. Sì, quello sì, anche se ti dirò forse non li trovo troppo diversi in assoluto. Il problema è che non... cioè, sono rimasti più o meno sullo stesso livello pupazzoso. No, e il problema è quello, sono passati 25 anni ma sono sempre lì, sono 30 anni sempre lì. Perché continuano a usare i petardini sotto i piedi di personaggi, continuano a fare sempre queste cose. Cioè io non riesco... Io ho visto alcune puntate di Kamen Rider, spezzoni di puntate di Kamen Rider su YouTube, hanno dell'effettistica che non è a livelli di cinema hollywoodiano, è discretamente accettabile. Quelli dei Power Rangers non sì, più sì. Per 30 anni così non potete andare avanti.
E tra l'altro, anche quando hanno fatto il film, poi per carità aveva dei buoni effetti, in stile Marvel, però comunque non era malvagissimo. No, in realtà il film l'ho anche apprezzato, un po' troppo edgy i protagonisti, cioè un po' troppo... Siamo passati da un estremo in cui nella serie sono i migliori esempi della gioventù di Angel Grove ai più disadattati. Magari una via di mezzo, 3-3 facciamo, no? Vabbè, sì, perché dovresti empatizzare con loro e non tutti possono essere depressi, sfigati, con problemi in famiglia. Guardato, questa è la critica che ho fatto all'ultimo di Zero Calcare, Scheletri. Ah, ok. Che devo ancora leggere? Perché lui racconta della sua infanzia con il suo gruppo, che sono tutti disadattati di un quartiere di Roma molto dedicato. Io sono vissuto in un quartiere abbastanza tranquillo, ho avuto un'infanzia con amici molto tranquilli, quindi non riesco a capire niente di quel mondo, non riesco neanche proprio a avvicinare, neanche da lontano. Quando invece lui parla del presente, che non trova lavoro e si sente una merda, non si sente realizzato, lì capisco tutto. Vabbè, quindi è un problema dell'uomo contemporaneo. Sì. Comunque dai, si sono fatte le 11. Ora, se non c'è nient'altro di essenziale da aggiungere su Mira, direi che possiamo anche andare. Sì, perché vabbè, l'Ubu è quello, basta. Quindi io tra l'altro domani mattina alle 6:30 devo essere fuori dall'ospedale. Complimenti. Bene, benissimo, va quindi, bene. Sì, va bene. Il mitologico, veloce, l'acupuntore, no, il nonno di Mori è nonno Gohan, basta, però versione pompata. Esatto. E al massimo quello di cui non ricordo il nome neanche io adesso, che assorbiva il Grid, però cioè nel senso è Grid l'avarizia, mangio tutto perché lì non c'è niente, è letteralmente un misto fra in realtà Gluttony di Fullmetal Alchemist e rube simbiotiche alla Venom. Lo spam del mio ospite, vi lascerò come sempre nell'info box, sia qui che ricaricato su YouTube, tutti i link. Eventualmente se... che è un po' complicato il tuo nickname su Instagram da ricordare, io non me lo ricordo, però se entrate sul mio, l'ho taggato, quindi lo trovate taggato tipo ovunque. Ma questo è colpa di Facebook in realtà, perché Facebook mi ha sputtanato anche il numero di telefono, tra l'altro, Facebook, in automatico. Lasciamo perdere. Sì, è successa una cosa un po' strana. Che bello. Va bene, comunque, io ti ringrazio di essere venuto. È stato un piacere parlare di mitologia vera con te. Hai debancato un po' di roba coreana, quindi bene così. Ah, per quel poco che ne so, può darsi pure che ho sbagliato qualcosina, chissà, però ne so. Più di me di sicuro ne sai. Cioè, siamo aperti alle correzioni, figurarsi. Ah, di sicuro arriverà qualcuno a dire che comunque siamo miscredenti, satanisti, atei, roba varia, quindi... Ah, ormai, il panamere è ancora caldo dall'ultimo. E allora, grazie, forse. Ce la si fa. Grazie a te, grazie per chi ci ha seguito, grazie per chi sarà a vedere in differita. Nuovamente, mi raccomando, nell'info box trovate tutti i suoi link, quindi seguitelo. Detto ciò... Venite nella follia, bye! Fate i bravi, mangiate le verdure, noi ci vediamo domenica con l'Anime Week, se sopravvivo domani, quindi... Oh, dai! Abbiate fede in me! Ciao a tutti. Buona serata.